ci troviamo sempre qua a Pozzo Negro, dove si fa questa fiera, dove prima ho ripreso gli animali, prima, vedete qua com'è, tutti stand giù in fondo, noi stavamo laggiù giù in fondo, stavamo quella zona laggiù, poi dietro ancora, comunque è molto grande la zona che stanno tutti stand, dove mettono da mangiare, cioè, tutti i prodotti tipici canari, prodotti tipici canari, vedete tutti stand. Come ho detto ogni anno, ecco, domani lo zucchero filato, ci vuole lo zuccherino, piccoletto, ci vuole lo zuccherino, vabbè. Qui ci stanno, roba di bigiotteria, roba di cose, vabbè, comunque. E di là c'è sta roba da mangiare. Di dietro c'è sta un altro capannone, un altro ancora, là c'è un altro capannone ancora, con sempre tutti stand e tutte queste cose qua. Comunque. C'è pure l'eco cabra, ammazza, la capra ecologica, ci stanno le capre ecologiche. E stanno pure le capre ecologiche, mica. La capra ecologica ci abbiamo, no? Comunque. Fuerteventura. Prima hanno fatto una. Stavamo tutti chef, ci stavano tutti chef. Molti chef qui a Fuerteventura che hanno ristoranti qua, che hanno fatto tipo una riunione, hanno sponsorizzato i loro ristoranti. La maggior parte è ancora Lego, stanno questi qua. Era una decina di chef che insomma, e hanno parlato dei loro prodotti, di questa roba qua. Però comunque Fuerteventura offre tante belle cose. Per chi magari pensa che ha poco, ma Fuerteventura c'ha tante belle cose. Comunque questa ogni anno dura 3 giorni, questa fiera qua, e diciamo che è bello. Io era dal 2017 che non venivo, pensate, tanti anni. Gli anni passati venivo spesso, per magari per 10 anni qua, tutti gli anni venivo, poi dopo 2017 che non vengo più qua. Molto dopo 6 anni buoni sono ritornato. Diciamo che oggi è, domani ci sarà ancora più gente, perché domani è domenica, ci sarà ancora più casino. E niente, mo passiamo all'altro stand, siamo dall'altra parte, lasciamo questo stand, entriamo da quest'altra parte. Qui si mangia, qui ci sta proprio che qui si mangia. Chi si mangia e si beve, che so, tipo ristoranti, vedete? Tipo ristoranti. Poi fra un po' era da mangiare e la gente comincia a bottasse, si abbottano. Capito, raga? E questo è quello che passa. Questo è quello che passa. Dov'è Micheli? Che è? La paella che è? Vabbè. No, non penso. No, che è? Non si capisce, mazza quanto è grossa. Tutta roba bella e buona. Ma quelle indossano, quelle non lo so, dove cazzo stanno? Stanno laggiù? Se siamo perse le donne, le femmine, se siamo persi. Comunque ragazzi. Comunque ragazzi, Fuerteventura, diciamo, io la considero l'isola tranquilla, ma è anche l'isola magica. Per me Fuerteventura è un'isola magica, magica Fuerteventura. Chi non ci vive non può capire che significa. Purtroppo molti non lo sanno che cosa significa Fuerteventura. Vivere qua significa come vivere in paradiso. E io sono 22 anni che sto in paradiso. Comunque ragazzi, io vi saluto. Facciamoci ancora un altro giretto, guardiamo, e questo è quello che offre Fuerteventura. Questo è quello che offre, questo è molto di più. Comunque, ok ragazzi, vediamo alla prossima. Non so se farò qualche altro video, non lo so, forse mo fra un po', non lo so, andremo in qualche ristorante e mangeremo forse una capra.
se scotennamo una capra e via. Questo sarà quello che penso faremo più tardi. Ciao ragazzi.